Hamilton Chef in the City 2015. Grande festa domenica scorsa alla Cascina delle Rose di Sant'Ippolito per la finalissima di Chef in the City, che ha visto trionfare Luglietta Marcu, commerciante di origine albanese ma fanese di adozione. Il suo secondo, dal titolo Triglie in Camporella, filetti di triglia con crema di verza e melanzane grigliate, ha convinto sia la giuria tecnica che quella popolare, formata per l'occasione anche dalla redazione di Fano TV. Il piatto di Luglietta le ha permesso di battere l'agente di commercio Umberto Gennari e il suo antipasto, un tuffo a Fano, un tortino di verdure seppia accompagnato da uno sgombro appoggiato sul letto di indivia. Sono partita molto agitata, molto preoccupata, molto timorosa, però avevo fiducia nel mio piatto, quindi la triglia con tutti questi prodotti della zona nostra, prodotti a chilometro zero, prodotti di stagione. Hanno aiutato molto anche la giuria per premiare me, ecco, anche se il piatto di Umberto era molto curato, molto, molto buono, però la giuria dopo ha deciso alla fine che era un piatto forse più leggero per la sera, ecco, sono contenta, ho vinto, dai. Per la giuria tecnica composta dai ristoratori del territorio non è stato un compito facile decidere quali dei due piatti premiare, e alla fine tra i due concorrenti c'è stata una differenza di pochissimi punti. Per me ho vinto, nel senso che comunque sì, essendo arrivato qua è stata una bellissima cosa, una bellissima esperienza. È stata una serata veramente indimenticabile. Abbiamo fatto una serata, uno di due doveva perdere, per cui nel caso ho perso io. Non c'è nessun problema, io so quello che ho fatto, Giulia sa quello che ha fatto, lei probabilmente in qualche dettaglio è stata un pochino più performante di me. Sono molto contento per lei, sono molto contento di quello che ho fatto io e sono molto contento delle persone che hanno dimostrato affetto nei nostri confronti. Terminata la gara nei ristoranti, ora sarà il turno delle pasticcerie con la versione cake di Chef in the City, ma per conoscere il pasticcere amatoriale più bravo della provincia di Pesaro e Urbino bisognerà attendere la nuova edizione in programma per gennaio e febbraio del prossimo anno.